Ciao ragazzi, buongiorno, bentornati nel mio canale. Oggi un video che ho portato solo una volta, ma vi è piaciuto e quindi ho pensato di riproporvelo. Di conseguenza ho bisogno del vostro feed e sapere se questa tipologia di video vi può interessare o se non ne volete vedere più. Potete lasciare un mi piace o un non mi piace, lasciarmi un commento per scrivere come migliorare, come farlo, cosa volete vedere, insomma. Lascio la parola a voi. Io invece intanto vi mostro il nuovo video, appunto, che sarà un vuota la spesa. Nel primo video sono andata al Penny, quindi giocavo in casa perché comunque è un supermercato che conosco. Questa volta invece andiamo in un supermercato che si chiama Centro Commerciale Discount, ha un logo arancione con le scritte blu, ma se lo cercate su Google lo trovate sicuramente. E niente, ho provato questo nuovo negozio e questo è quello che ho trovato. Dunque, cominciamo. Qui ho preso del pane e quello che ho scelto oggi è un filone bianco, un pugliese, questo qua è bello morbido, dei caserecci morbidissimi anche questi, e questo qui che è pane con le patate, che è veramente molto molto morbido, insomma avete capito, ci piace il pane morbido. Poi per la colazione ho preso dei cereali e questa volta ho scelto le palline di cereali al cioccolato al latte e cioccolato bianco e il muesli con il 42% di frutta. Poi per i figli e per la merenda ho preso questa volta merenda dolce perché con la salata ce l'ho già e ho scelto dei torcetti al burro, dei tortini e dei canestrelli. Avrei potuto prepararli io, ma in questi giorni non ho tempo, quindi ho preferito comprarli così come il pane, purtroppo. Mi ritrovo spesso a comprare gli ingredienti per preparare le cose e poi quando sto per arrivare alla cassa mi rendo conto che in realtà non ho il tempo per farlo e quindi alla fine li prendo già pronti. Poi pasta. La pasta scelgo sempre quella integrale, se è bio ancora meglio, e tranne per gli spaghetti che per fare alcuni piatti tipo il pesce, secondo me bisogna assolutamente usare quelli bianchi normali, perché altrimenti non hanno lo stesso gusto. Quindi per pasto ho preso le linguine, spaghetti e bucatini. Poi ho preso penne e di tagli rigati, questi qua li uso per la minestra, come questi, sono tortellini alla carne, anche questi vado a farli con il brodo, adesso rincomincia il periodo delle minestre. E i gnocchetti sardi che li amo, sono buonissimi. Per quanto riguarda il frigo, latte senza lattosio, noi utilizziamo questi per il semplice fatto che soltanto il latte, tutto il resto dei latticini no, ma soltanto il latte ci fa venire boh, quei 10 minuti di mal di pancia subito dopo che lo beviamo, quindi preferiamo questo così ci evitiamo il problema. Mozzarella, formaggio grattugiato e yogurt con la frutta frullata rigorosamente. Io odio la frutta in pezzi dentro lo yogurt e quindi lo compro con la frutta frullata e anche per questo, anche se avrei potuto farmelo, perché per fare lo yogurt in casa non bisogna aver tempo in realtà, però anche perché boh, ogni tanto anche comprato è buono. Questo è quello che ho preso. Sistemo questa roba e vi faccio vedere a cosa ho preso di frutta e verdura, poi i prodotti per il bagno. Allora, continuando, ho preso due tipi di tè. Io mi sono resa conto di avere veramente un problema con i tè perché ogni volta che vado al supermercato compro tè, che siano 40 gradi fuori o meno 10, io compro dei tè, cioè delle tisane più che dei tè. E questa volta ho scelto curcuma indiana con fave di cacao e mela d'oriente al gusto di mela e fico. Non lo so, se volete vi faccio vedere anche la mia collezione di tè, ma potreste veramente spaventarvi dalla quantità di tè diversi che ho. E poi della vaniglia, dell'aroma alla vaniglia. Non ho trovato la bacca e quindi ho preso queste. E queste le l'avevo presa appunto per fare i biscotti, però poi alla fine li ho comprati perché, come vi dicevo, non ho tempo questa settimana. Poi, vabbè, carta igienica. Questa volta non c'era molta scelta per quanto riguarda la carta igienica, quindi ho preso quel che c'era. E questo che
quello per le zanzare, per mandar via le zanzare, e ho trovato quello green questa volta, per fortuna, con oli essenziali naturali, bellissimo. In più ho preso anche dei dischetti di cotone, purtroppo non sono né riciclati né riciclabili. Non sono riuscita a trovare quello che cercavo, quindi mi sono contentata. E questi prodotti qua ve li mostro adesso, però non li ho presi al supermercato, li ho presi in un altro negozio, ma siccome li ho comprati sempre oggi ve li mostro comunque. Ero alla ricerca di cose particolari, però non sono riuscita a trovarle, quindi alla fine, vabbè, ho preso quattro cose a caso, di cui non ho neanche avuto il tempo di leggere gli ingredienti, quindi insomma spero di non aver preso troppe schifezze. E ho preso dell'acqua micellare all'aloe vera, uno scrub per il corpo wellness, ecco, questo è uno di quei prodotti che non compro mai perché costano, hanno un prezzo assurdo e farli a casa è troppo facile e veloce, quindi ho voluto provare per la prima volta, comprarne uno per la prima volta. Poi struccante bifasico, questo è di Bioteca Italiana, al melograno, il colluttorio. E poi questo prodotto che non l'avevo mai visto ed è un detergente in stick all'acqua di cactus e ibisco. Boh, chissà. Andremo dopo a leggere gli ingredienti, poi se volete scoprire, conoscere qualche prodotto in particolare fatemelo sapere qui sotto, lasciatemi un commento. E niente, questa è la roba che vi ho mostrato ora. E ok, arriviamo alla frutta e alla verdura. Ok, per quanto riguarda la frutta e la verdura, ho preso delle zucchine, melanzane, banane, prugne e pesche. Queste so che non sono in stagione, ma costavano poco e poi era per variare un pochino. Insomma, faremo tempo a stufarci di arance e mele quest'inverno. Un cavolo. Dei pomodori, un cavolo verza, della bieta o della costa, non so voi come la chiamate. L'ho aperta così insomma la vedete meglio. Poi dell'insalata, lattuga, come si chiama questa? Iceberg, sì, iceberg. Le arance, adesso arriva il periodo di iniziare a fare le spremute che io adoro e quindi delle arance e le mele, perché appunto siamo in autunno e quindi anche con queste adesso si inizierà a preparare un sacco di ricettine buone con le mele, di merende insomma con le mele. E niente, questo è quello che ho preso per quanto riguarda frutta e verdura. Vi faccio vedere ancora un paio di cosine che non ho comprato qui, siccome l'ho preso un paio di giorni fa e ci tenevo a farvele vedere lo stesso, anche perché poi penso che ve ne parlerò. A questo l'ho preso sempre al discount in realtà ed è questo balsamo al cocco che devo provare, non mi dà grossa fiducia in realtà perché non c'è praticamente nulla dentro tra gli ingredienti, però ve lo provo e poi vi farò sapere. E questo è il prodotto che ho preso, è di Nivea, a quanto pare si stanno modernizzando e di questo ho avuto veramente una sorpresa e ho preso appunto quest'acqua micellare con aloe vera. Ecco, ho preso queste due bombe da bagno frizzanti, in realtà erano tre, ma una l'ho già usata. Questa è giglio e melograno e questa fragola e cioccolato. E appunto sono delle bombe da bagno, anche queste non è mia abitudine comprarle perché avete visto che farle è davvero molto facile, ma ce le avevo lì davanti, avevano dei profumi molto particolari e ho voluto provarle. Ultima cosa, poi credo di avervi fatto vedere tutto, sono queste maschere qui. Questa maschera all'acido ialuronico, questa Viviverde nutriente rassodante. Questa purificante per pelli normali e miste e questa idratante rinfrescante. E niente, con questo è tutto. Io spero che il video vi sia piaciuto. Vi ricordo di lasciare un mi piace al video, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Cliccate sulla campanellina per rimanere aggiornati ogni volta che pubblico un nuovo video nel canale. Condividetelo se vi va. E niente, vi saluto e ci vediamo prestissimo con un nuovo video. Ciao!